Buongiorno a tutti, grazie per seguire questa pillola fiscale che abbiamo deciso di lanciare appunto per dare una serie di chiarimenti in materia di sanificazione e di adeguamento e do il benvenuto a Claudio Sabatini. Grazie Claudio che hai aderito appunto al nostro invito, Grazie perché devo ammettere che Claudio Sabatini ci sta dando una grande mano in questa serie di pillole che stiamo facendo e di percorsi appunto dal punto di vista fiscale e amministrativo, perché è una persona molto concreta, molto pratica e, come gli dico sempre, è anche una persona che riesce a trovare entusiasmo nel leggere una serie di norme che a volte invece ti lasciano un po' allibito, un po' strabiliato. Non dico che sia questo il caso, però in questo caso noi parliamo appunto di come gestire il credito d'imposta per adeguamento e per sanificazione. Per cui faremo appunto questo intervento. Io mi ricollegherò verso la fine. Adesso naturalmente lascio la parola a Claudio Sabatini e gli chiedo di condividere appunto lo schermo in modo tale che possiamo partire con questo appunto approfondimento. Tenete conto che naturalmente questo approfondimento è registrato, quindi non è possibile fare domande in diretta, ma le domande possono essere fatte all'indirizzo appunto di email che sta apparendo in sottimpressione, per cui voi fate appunto riferimento a questo indirizzo di email e al numero di telefono dell'associazione per eventuali approfondimenti. E poi ci teniamo una piccola sorpresa per la fine, intendo dire, di questa pillola fiscale, non ve la anticipiamo adesso, ma lascio la parola appunto a Claudio Sabatini. Prego, Claudio. Grazie Giacomo per questa introduzione, grazie anche a tutti coloro che vorranno ascoltare questo piccolo intervento. Noi parleremo del bonus sanificazione e adeguamento. Tra le varie sorprese che ci saranno alla fine, una l'annuncerà il dottor Cecchin, ma sicuramente vi dico che una delle sorprese è che chissà se prenderemo questi soldi, questi bonus. Comunque non ve lo dico adesso perché altrimenti non ascolterete più. Quindi non so se è una pillola. Dovremmo capire bene se è un altro tipo di medicinale, se magari è una sopposta, perché bisogna capire bene di cosa parliamo, se questi soldi arriveranno o meno alle imprese che stanno facendo dei grandi interventi per la riapertura delle loro attività. Ora, quello che sicuramente dobbiamo andare ad esaminare sono le disposizioni normative che hanno a che fare con la sanificazione, con l'adeguamento dei locali, delle imprese, delle attività per far fronte alle emergenze sanitarie, per evitare eventuali contagi. Dovremmo distinguere l'analisi di quello che è il bonus adeguamento dal bonus sanificazione, perché sono due disposizioni scritte in due norme diverse, con due destinatari diversi, con due modalità di quantificazione a livello oggettivo anche cosa riguarda a livello oggettivo anche l'impatto fiscale perché vedremo con una slide la rilevanza fiscale è diversa dei due bonus e poi parleremo come ultima slide della compatibilità con il quadro leggiamolo come quadro degli aiuti di Stato. Partiamo con l'analisi di queste disposizioni facendo notare come adesso provo a chiudere questo. Ecco, che parleremo delle disposizioni che il legislatore ha introdotto e si trovano nel decreto rilancio, quindi del 34, quello che è in procinto di essere approvato, convertito in legge proprio in questi giorni, che riguarda l'adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dell'acquisto dei dispositivi di protezione. In relazione a queste disposizioni è intervenuto da un lato una circolare del 10 di luglio, la numero 20, e un provvedimento sempre del 10 luglio emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dovremo quindi prendere in rassegna questi. L'articolo 120 è quello che parla, dispone in relazione al bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e le altre misure necessarie per il contenimento o prevenzione per il contagio. L'articolo 125 è relativo alle spese per la sanificazione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e l'acquisto di dispositivi di protezione. E
faremo in qualche modo riferimento alla circolare 20 del 2020, che ha, oltre al provvedimento attuativo che ha stabilito il modello e ha stabilito le modalità di attuazione di questa disposizione, l'ambito soggettivo, l'ambito oggettivo, la modalità di utilizzo di questo credito d'imposta, nonché la quantificazione. Il provvedimento è questo, del 10 luglio. Vedete che nel decreto di cosa si parla? Si parla di delle disposizioni attuative relative all'adeguamento ambiente di lavoro, della disposizione attuative della sanificazione e acquisto di disposizioni di protezione, quindi quelle dell'articolo 125, e in più le modalità di cessione del credito, perché l'articolo 122 del decreto rilancio prevede la possibilità di cedere a terzi questi bonus. E quindi noi abbiamo un provvedimento di attuazione con il relativo modello. È un modello unico che serve sia per disporre in relazione al bonus per l'adeguamento, bonus per la sanificazione o addirittura ad entrambi, quindi con lo stesso modulo possiamo chiedere entrambi. Il provvedimento poi dispone anche in relazione alla cessione. Dobbiamo necessariamente analizzare i due bonus separatamente perché hanno, come dicevamo prima, un ambito soggettivo, oggettivo e modalità di quantificazione e di utilizzo differenti fra di loro. Parliamo del credito d'imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro. Ora, questa è una pillola, se pillola la vogliamo definire così, come tipologia di medicinale, sarà molto breve e quindi già vi anticipo che questo credito d'imposta spetta a livello soggettivo solo ad alcuni soggetti, quindi non a tutti. Quindi probabilmente coloro che non sono interessati da questo tipo di credito potrebbero essere interessati dal credito d'imposta sanificazione, di cui parleremo subito dopo aver esaminato questo tipo di credito d'imposta. A chi spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro? I soggetti che esercitano attività di imprese e di lavoro autonomo, in genere in luoghi aperti al pubblico. E per eliminare ogni dubbio, il direttore dell'Agenzia delle Entrate nel provvedimento ha individuato quelli che sono i codici Ateco che delle attività concretamente svolte dai soggetti che hanno diritto al bonus adeguamento. Sono, come dicevamo, attività che richiedono un'apertura al pubblico, quindi alberghi, villaggi turistici, colonie marine, affittacamere, attività di campeggio, ristorazione, bar, gelaterie, catering, anche le mense, i musei, i teatri, i cinema e così via. Stabilimenti termali, quindi è possibile che tante imprese non siano interessate a questa tipologia di bonus. A livello soggettivo, l'agenzia precisa che si tratta sia di imprenditori, ma anche di soggetti che operano nel terzo settore, quindi soggetti non lucrativi. Ad esempio, gli enti non commerciali. Ebbene, per gli enti non commerciali non è richiesto neppure che esercitino un'attività di impresa e neppure un'attività di impresa rientrante in quei codici Ateco. Quindi, laddove l'imprenditore rientra nei codici Ateco, deve allora ha diritto. Se è un ente del terzo settore, non ha bisogno di rientrare in uno di quei codici Ateco che abbiamo visto. Avete visto che la norma prevede anche il bonus in capo ai lavoratori autonomi, ma se scorrete velocemente i codici Ateco, non trovate in realtà vere e proprie attività di lavoro autonomo, quindi in realtà di fatto sono imprenditori, bar, ristoranti, cinema e così via, ma non i lavoratori autonomi, benché siano citati dalla normativa, poi lo riprenderemo ancora questo aspetto. Come dicevamo prima, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore godono di questo bonus a prescindere dall'esercizio in forma di impresa di una delle attività indicate in questi codici Ateco. Ovviamente chi non ha la partita IVA, per intenderci coloro che esercitano questo tipo di attività di impresa in forma occasionale, non abituale, non ne ha diritto. L'ambito oggettivo possiamo dividere in due categorie, o gli interventi o gli investimenti. Cosa sono gli interventi? Interventi, ad esempio, edilizi che servono per contenere la diffusione al virus. Chiedo scusa. E quindi interventi edilizi, la circolare precisa che siano funzionali alla riapertura e che siano effettuate nel rispetto della disciplina urbanistica, il che vuol dire che se non viene rispettata la disciplina urbanistica,
il beneficio, benché uno abbia sostenuto la spesa, non spetterà, nonché a redditi di sicurezza. L'importante è che questi interventi siano non volontari, ma prescritti da disposizioni normative, quindi per mantenere la distanza di sicurezza e così via, oppure previsti dalle linee guida per la sicurezza prevista sanitaria. Anche qui, anche linee guida previste da associazioni di categorie, amministrazioni centrali, quindi il Ministero della Sanità, oppure ordini professionali. Vedete, ricorda gli ordini professionali che richiama il concetto di lavoratori autonomi, ma nell'elenco dei lavoratori autonomi, nell'elenco del codice Ateco non ci sono previsti gli avvocati, i commercialisti, i geometri e così via, non sono previsti eppure. Qui c'è un problema nell'ambito normativo. L'altra categoria sono gli investimenti agevolabili, quindi non soltanto l'intervento edilizio per rifare lo spogliatoio, la mensa e così via, per mantenere il senso di sicurezza, ma anche quegli investimenti che vengono fatti, ad esempio, in relazione a strumenti e tecnologie che servono per ridurre o verificare eventuali contagi, quindi il termoscanner, quella per le cuture, ma anche tutti quegli strumenti che servono per attuare lo smart working, software, sistemi di videoconferenza, la telecamera e così via. Questo bonus spetta per le spese sostenute nel 2020. La norma parla dice nel 2020, il che vuol dire che nonostante il decreto sia datato 19, sia entrato in vigore il 19 maggio del 2020, come giustamente indica la circolare numero 20, letteralmente la norma dice tutte le spese sostenute nel 2020, quindi quelle effettuate dal 1 gennaio del 2020. Anche qui bisognerebbe capire come si possa beneficiare di un intervento edilizio effettuato a gennaio, quando ancora l'emergenza sanitaria non era stata annunciata, eppure, e quindi qualificare quel tipo di intervento volto a ridurre il rischio sanitario, bisogna capire bene come, e che non era prescritto da nessuna disposizione delle linee guida di carattere sanitario, bisogna capire bene, ecco, la circolare 20 individua indica i primi chiarimenti, sicuramente bisognerà aspettare altri chiarimenti per avere ulteriori precisazioni in merito. Relativamente alle spese sostenute nel 2020, il beneficio spetta nella misura del 60% delle spese sostenute e con un massimo di 48.000, 48, scusa, di 80.000 di spese, poiché la spesa massima è 80.000, il bonus è 60%, il limite massimo di credito spettante sarà 48.000, 80.000 per 60%. Come facciamo a individuare il costo sostenuto? Vale il criterio fiscale, l'articolo 110 del testo unico. Quindi, ad esempio, anche il soggetto in regime forfettario che determina il reddito in misura forfettaria, quindi applicando i ricavi e non ha costi, perché non deduce i costi, anche per questi soggetti vale il criterio fiscale. Ovviamente se l'IVA è detraibile, eventualmente anche l'IVA è indetraibile. Dicevamo prima, la circolare dice anche le spese sostenute prima del 19 maggio, purché siano conformi a determinati requisiti, come abbiamo visto prima, no? Come si fa a individuare quando la spesa è sostenuta? Per i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, gli imprenditori, che possono essere imprese individuali o società di persone che siano in contabilità semplificata, vale il principio di cassa. Per imprenditori individuali, società di persone in contabilità ordinaria o società di capitali come l'SRL, vale il principio di competenza del testo unico. Il credito che mi spetta, come lo posso utilizzare? Esclusivamente in compensazione. Con il modello F24. Ancora non c'è il codice tributo. La compensazione potrà venire dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. In questo arco temporale io posso anche cedere il credito parzialmente, anche a soggetti terzi, anche a intermediari finanziari. Il provvedimento precisa che la cessione del credito, l'utilizzo del credito in F24, che comunque parte dal 1 gennaio 2021 e deve terminare al 31 dicembre 2021, può essere fruito questo credito solo dopo aver sostenuto le spese con il criterio di cassa di competenza che abbiamo visto prima. Lo stesso vale sia per il beneficiario, sia del soggetto che acquista il credito, che
che abbiamo ceduto. Poiché l'utilizzo può essere effettuato fino al 31 dicembre 2021, vuol dire che l'eventuale credito residuo che o ha il beneficiario o il cessionario che ha acquistato da me il credito non potrà essere riportato agli anni successivi per l'utilizzo con l'F24, non potrà essere ceduto dopo il 31 dicembre 2021, non potrà essere richiesto rimborso. In ogni caso, essendo una spesa sostenuta nel 2021, nella prossima dichiarazione dei redditi, quella dell'anno di imposta 2020, quindi che presenteremo nel 2021, dovremo indicare il credito del relativo utilizzo nell'ambito del quadro RU, che sapete raccoglie tutti quelli che sono i crediti d'imposta. Per l'utilizzo in compensazione in F24 di questo credito d'imposta, non opero il limite del 700.000 euro, quello limite annuo, o di 250.000 euro per i quadri del quadro RU. Non operano questi limiti, quindi si può anche sforare, però, voglio dire, stiamo parlando di un credito massimo di 48.000 euro. Quindi questo è il credito che abbiamo visto del adeguamento, che riguarda solo alcuni soggetti chiaramente individuati. Altra cosa è il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti o delle attrezzature o per l'acquisto dei dispositivi di protezione. Questa disposizione è disciplinata dall'articolo 125 del decreto legge 34 e anche qui riguarda le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali come gli enti del terzo settore. Anche qui il bonus è del 60% con dei limiti differenti. Serve per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti e per l'acquisto di disposizioni di protezione. Anche qui l'ambito soggettivo, stesso, analoghi a quelli visti per il bonus adeguamento, quindi imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, stabili organizzatori, lavoratori autonomi, enti del terzo settore, quindi enti non commerciali. Questo è un bonus che non ha una limitazione soggettiva, come abbiamo visto prima, riferito soltanto a alcuni soggetti che operano nell'ambito di alcune attività identificate dal codice Ateco, ma, come dice la circolare, è un beneficio esteso a tutti, tutti i soggetti beneficiari, a prescindere dalla tipologia di attività svolta. Ad esempio, sono inclusi anche enti religiosi che non svolgono alcuna attività d'impresa. Si prescinde dal regime fiscale adottato, quindi i forfettari, i minimi, gli imprenditori agricoli e così via, godono del beneficio, non ne godono coloro che non esercitano un'attività di impresa, arte o professione, ma hanno sostituito una spesa nell'ambito di un'attività occasionale e quindi è un ambito di reddito diverso. Vediamo l'ambito oggettivo, cioè che cosa dà diritto al bonus. I criteri sono o la sanificazione degli ambienti e degli strumenti, però guardate il primo paletto. Occorre ottenere un'apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei protocolli vigenti. È un primo ostacolo. La circolare, in maniera, cercando di creare un'apertura, dice: in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, questa attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, quindi la spruzzata, la purificazione, la sanificazione dei locali e dei macchinari può essere fatta quotidianamente anche dal nostro personale. Ma la norma la dice in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute. Quali sono le competenze? E chi è che le deve riconoscere? Ancora non si è capito. Anche perché poi dovrà essere attestato dalla documentazione interna. La documentazione interna servirà non solo per certificare il rispetto dei protocolli vigenti in maniera sanitaria, in materia sanitaria, ma anche la quantificazione della spesa sostenuta, perché non avendo una fattura esterna, potremo utilizzare, dice la circolare, il costo orario moltiplicato per le ore, il costo orario del dipendente che è utilizzato per effettuare questa sanificazione per le ore effettivamente prestate, a cui possiamo aggiungere anche i prodotti disinfettanti impiegate. E le spese che danno diritto al bonus sono anche quelle che ordinariamente avremmo comperato non a motivo del problema sanitario, ma che ad esempio i centri estetici piuttosto che gli studi odontoiatrici avrebbero speso comunque per la sanificazione. Bene, nonostante per loro sono spese ricorrenti ed ordinarie, anche quelle godono, consentono la fruizione del beneficio. L'altra tipologia di spesa che dà diritto al bonus sanificazione è l'acquisto dei dispositivi di protezione, mascherine,
guanti, visiere, occhiali, tute, calzari. E anche qui la circolare dice: ah, i calzari, anche se li avremmo comprati normalmente, perché sono imposti dalle norme sulla sicurezza. Dispositivi di protezione, e anche qui abbiamo, non so, il termoscanner, anche qui ce l'abbiamo, pannelli protettivi, barriere e così via, le relative spese di installazione. L'importante è che i dispositivi che compriamo, dice la norma, siano certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE, e dobbiamo tenere, conservare questa documentazione. Va bene. Quant'è il beneficio quantificando? Il 60% anche qui, ma con un massimo di 60.000. Qui il 60.000 è il limite del beneficio del credito d'imposta, il che vuol dire che potremmo avere una spesa di 100.000 euro. Quel 60% fa 60.000, che è il limite massimo di credito d'imposta. Anche qui è la spesa sostenuta nell'ambito dell'anno 2020, anche qui dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. La circolare ancora ricorda anche quelle quindi sostenute prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL 34. Come si individua la spesa sostenuta nel 2020? Secondo il criterio di cassa o il criterio di competenza, a seconda che siamo professionisti o soggetti in contabilità semplificata, o criterio di competenza soggetti in contabilità ordinaria, tipicamente l'SRL e l'SPA, sostenute nel 2020. Anche qui, come abbiamo già visto prima, vale il costo fiscalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 110 al netto dell'IVA, salvo che l'IVA sia in qualche modo indetraibile. Questo bonus sanificazione, diversamente dal bonus adeguamento che si poteva utilizzare esclusivamente in F24, il bonus sanificazione, che è quello aperto un po' a tutti, consente l'utilizzo in compensazione con l'F24, anche qui manca il codice tributo, da utilizzare nella dichiarazione di reddito dell'anno di sostenimento della spesa, quindi dell'anno 2020, quella che andremo a presentare nel 2021, quindi per compensare l'IRES, ad esempio. Anche qui dovremmo indicarlo nel quadro RU. Se non lo utilizzo tutto, questo credito lo posso riportare a nuovo, ma non potremmo chiederlo a rimborso. Vedete un'altra differenza. Anche questo credito può essere ceduto entro il 31 dicembre 2021. Per cederlo io devo fare una pratica telematica sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, in cui comunico l'avvenuta cessione. Il cessionario, con le stesse modalità, deve dichiarare di aver acquistato il credito, e dopodiché potrà anche lui utilizzarlo in compensazione nell'F24, utilizzarlo nella propria dichiarazione di reddito nell'anno relativo all'anno in cui è avvenuta la cessione del credito. Ecco, ricordiamo che in presenza di un credito residuo è possibile un'ulteriore cessione, ma solo nell'anno in cui è avvenuta la prima cessione, quindi le altre cessioni devono avvenire nello stesso anno. Anche qui, se lo utilizziamo in compensazione, il credito d'imposta non soffre dei limiti che normalmente esistono, quelli dei 700.000 su base annua e 200.000 per i crediti d'imposta del quadro RU. La norma, mentre relativamente al bonus sanificazione prevede esplicitamente che non concorre la tassazione, essendo un ricavo, in altre parole, essendo un bonus, un credito d'imposta, è un contributo in conto esercizio che lo classifichiamo nella voce A5 del conto economico, non è tassato ai fini IRPEF, IRES, IRAP, mentre nulla dice in relazione al bonus adeguamento locali, quello dell'articolo 120. Di conseguenza, necessariamente, quel credito d'imposta che ci viene dato è anche tassato. E qui mi avvio alla fine, perché questa è l'ultima slide in cui diciamo l'articolo 120, il bonus adeguamento. La norma prevede che debba rispettare il limite delle condizioni del quadro previsto per gli aiuti di Stato, il che è una disciplina che è oggetto di discussione in ambito europeo, ma prevede ad esempio un limite massimo di 800.000 euro, sommando tutti i bonus che ci sono, nonché le regole dei minimis. Mentre il bonus sanificazione, articolo 125, non soffre di questa limitazione perché non è citata dalla normativa. Ora, questa è l'ultima slide. Mi permetto soltanto di concludere dicendo questo. È vero che il bonus, da un lato abbiamo il bonus dell'articolo 120 adeguamento locali, che è aperto a pochi soggetti, e quei pochi probabilmente prenderanno il bonus.
Il bonus dell'articolo 125, quello della sanificazione, è un bonus aperto a tutti, molto interessante sicuramente a livello di importo. È un bonus che non soffre la limitazione, vedete, del quadro temporaneo degli aiuti di Stato, come abbiamo visto prima. C'è soltanto un piccolo problema, che il modulino che dobbiamo compilare, trasmettere all'Agenzia delle Entrate, qual è il termine di trasmissione? Questo non l'ho detto, magari lo ricordiamo. Il bonus adeguamento, il bonus sanificazione, che è quello che ci interessa di più adesso, si può presentare dal 20 di luglio fino al 7 di settembre. E a partire dall'11 di settembre, entro l'11 settembre, l'Agenzia delle Entrate comunicherà quello che è l'importo effettivamente spettante. Ecco, e questa è l'ultima cosa che volevo dirmi, perché vedete, è vero che spetta il 60% della spesa sostenuta nel 2020 con il limite di un credito d'imposta di 60.000. Il problema qual è? È che le risorse stanziate di questo credito d'imposta, non per il bonus adeguamento, ma il credito sanificazione, che è quello che interessa alla generalità delle imprese, è previsto uno stanziamento di 200 milioni di euro. Ebbene, quando un paio di mesi fa è stato fatto il click, qui ecco la cosa buona è che non c'è un click day, quindi che presentiamo l'istanza il 20 di luglio, che la presentiamo ad agosto, che la presentiamo entro il 7 di settembre, cosa indicheremo nel nostro modello? Le spese sostenute secondo i criteri di cassa e competenze che abbiamo visto prima, sostenute fino al mese precedente a quello di invio della domanda, quindi se la presentiamo i primi di settembre, fino alle spese sostenute fino ad agosto, e dovremo aggiungere anche la spesa prevista fino al 31 dicembre 2020. Ora qualcuno chiede come faccio a fare la previsione. Previsioni, o avete la sfera di cristallo o non ce l'avete, però dovete budgetare, dovete stanziare quell'importo lì. Potete anche stanziare qualcosa di più, non è un problema, anche perché tanto se poi la spesa non l'avete sostenuta non godrete del beneficio. Questo serve all'Agenzia delle Entrate perché nel provvedimento che emetterà entro l'11 di settembre individuerà quella che è la percentuale realmente spettante, perché il 60% è soltanto una percentuale teorica, perché deve rispettare lo stanziamento stabilito dalla legge, 200 milioni di euro. Quindi, se le aziende faranno richiesta per un ammontare di credito d'imposta superiore ai 200 milioni di euro, il 60% della spesa farà più di 200 milioni, verrà ripartito fra gli aventi diritto in misura proporzionale. Quindi non corriamo perché non c'è un click day, anzi ci mancano anche alcune informazioni da ottenere. Il problema qual è? È che le risorse sono veramente irrisorie, non poche, irrisorie. Quando un paio di mesi fa è stato fatto la corsa con il click day per il bando di Invitalia, per l'acquisto dei soli dispositivi di protezione, e qui non abbiamo soltanto il bonus per i dispositivi di protezione, ma anche per la sanificazione degli ambienti, delle attrezzature, quindi un ambito oggettivo più ampio, erano stati stanziati 50 milioni di euro. Il click day ha fatto sì che in meno di un, di un minuto, di un secondo, fossero scomparse di un secondo tutte le risorse. E nel giro di un minuto l'ammontare delle richieste è arrivato a 500 milioni di euro. Ora, se tanto mi dà tanto, facciamo in fretta a capire che se in un minuto solo per i DPI sono stati richiesti 500 milioni, ci si chiede come possono bastare 200 milioni per un ambito oggettivo più ampio ancora. Quindi probabilmente abbiamo parlato di questa pillola fiscale, perché mentre il bonus adeguamento è riservato e i fondi ci sono, ma riservato a pochi eletti, il bonus sanificazione acquisto di DPI, probabilmente chiediamo prima quanto magari il nostro consulente chiede per fare la pratica, perché se ci chiede 50 euro non sappiamo se riusciremo ad ottenere il bonus di 50 euro, viste le misere risorse stanziate. Grazie. Grazie a te Claudio, adesso mi verrebbe da dire naturalmente ai posteri l'ardua sentenza, naturalmente su questa cosa di chi prenderà o meno questo bonus appunto sanificazione, mentre l'adeguamento mi sembra di aver intuito che è più, intendo dire, più in linea con quello che potrebbe essere come
certezza, intendo dire, di prenderlo. Io ringrazio naturalmente Claudio Sabatini, dico che se ci sono domande potete appunto mandare un'email o telefonare in API, l'email e il numero li trovate qui sotto, ve li appunto scriviamo in modo tale che li possiate utilizzare. E poi c'è la piccola sorpresa che vi avevamo preannunciato all'inizio, che è abbiamo impostato una circolare, grazie appunto al lavoro di Claudio Sabatino, una circolare informativa che mette in fila tutta una serie di chiarimenti e di approfondimenti legati appunto al bonus adeguamento e sanificazione. La metteremo naturalmente a disposizione delle aziende, grazie appunto al lavoro di Claudio Sabatini, che a questo punto ringrazio Grazie a voi. naturalmente Grazie a te, grazie a voi. dell'intervento. E io, dopo aver chiuso appunto questa pillola fiscale, vado a fare un po' di sanificazione, ma penso di farla senza poi chiedere naturalmente il bonus, perché ho visto e ascoltando tutto quello che mi hai detto che probabilmente non, intendo dire, non ce la farei. Tra l'altro, quello che ha detto Claudio Sabatini del Click Day, forse è uno dei pochi vantaggi di questa misura che è stata prevista del bonus sanificazione, perché il Click Day è naturalmente una cosa che mette in seria difficoltà le aziende, soprattutto pensare alla velocità con cui sono stati esauriti i fondi, forse comprare un gratta e vinci consente di avere maggiori probabilità, intendo dire, di ottenere il risultato a questo punto, perché come diceva Claudio, in meno di un secondo sono state appunto bruciate quelle che erano le risorse. Bene, grazie ancora, buona giornata a tutti, grazie a Claudio Sabatini e ci vediamo prossimamente, naturalmente, per altre informative, per altri approfondimenti fiscali. Buona giornata. Buona giornata.